Egypt 2017, un volto nuovo per gli amici di VenninTV.it. Sebbene siamo in uno stand con un nome certamente non nuovo per le torrefazioni italiane, siamo allo stand della Filicori Zecchini con Moreno Oppioli, che è il responsabile Italia per il Venning per Filicori Zecchini. Intanto benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni. Grazie. Di VenningTV.it. Grazie, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti. Mi presento, sono Moreno Pioli, sono responsabile Filicori Zecchini Italia per quello che riguarda il porzionato. Siamo qui in SIGEP anche quest'anno e presentiamo nella nostra parte il nostro porzionato Filicori Zecchini con le nostre capsule, cialde, tutto derivato dai nostri prodotti, dalle nostre miscele, quindi miscele da bar dove a nostro avviso di altissima qualità, e lavoriamo con prodotti porzionati derivati miscela bar, quindi prodotto di altissima qualità su capsula espresso point, cialda, panno carta da 44 e da 38 e tutte le derivate compatibili, Nespresso e dolce gusto. Siamo qui in SIGEP con l'esposizione completa dei nostri prodotti porzionati e cerchiamo di presentare al meglio quello che sono i nostri prodotti per ampliare quello che è la gamma di gestori che si affidano al prodotto Filicori Zecchini. Filicori Zecchini che ha una storia importante. Riusciamo a riepilogare in 60 secondi la storia di questo brand? Certo, l'azienda è nata a Bologna nel 1919, quindi siamo a 98 anni di storia, un'azienda storica. Stiamo lavorando e stiamo cercando di crescere sul canale del porzionato, lavorando come ho anticipato prima, con lo stesso prodotto da bar, quindi prodotto altissimo nel vending, commercializzato solo su piattaforme di gestione e gestori, cercando di stare bene attenti ai canali di svendita online. Quindi abbiamo creato un prodotto di altissima qualità e cerchiamo di commercializzarlo tramite gestori o negozi selezionati di alto livello che tengono alto il nome Filicori Zecchini e che non svendano il nostro prodotto, in modo tale da garantire ai gestori l'assoluta, insomma, autonomia nella gestione di quello che è il pacchetto Filicori Zecchini. Produciamo internamente e mandiamo al cliente un prodotto sempre con un mese di vita e una shelf life davanti di almeno 23 mesi, perché comunque anche se mettiamo azoto nei porzionati abbiamo bisogno di lavorare con un prodotto di altissimo livello e continuiamo a confermarci cercando di prendere delle quote nuove. Qui il SIGEP è un'ottima vetrina per noi, ormai siamo storici, l'angolo Filicori Zecchini porzionato sta tirando delle buone curiosità, siamo molto contenti. Ecco, per essere un esordio televisivo non è che fosse poi tanto impacciato. No, faccio del mio meglio, però sono cose che generalmente non faccio, quindi ho cercato nel mio limite del possibile di presentare al meglio quello che è la realtà Filicori Zecchini con tutti i prodotti. Moreno, il tuo prima non è stato un lapsus, tu hai detto proprio i siti web di svendita online. Esattamente, noi come Filicori Zecchini Vending stiamo molto molto attenti nel commercializzare i nostri prodotti ed appoggiarci a venditori seri che lavorano con prodotti di qualità e non svendono il prodotto online. Ad oggi pensiamo che selezionando quello che sono i canali di vendita abbiamo la possibilità di mantenere un prodotto posizionato nel mercato alto e di gestire quello che sono i prezzi direttamente senza appoggiarci a delle piattaforme di svendita come oggi, aprendo semplicemente uno smartphone si può accedere, dove ti garantiscono sì magari dei volumi immediati ma non riesci poi a controllare quello che è il prezzo al pubblico, quindi ci troviamo ad avere un prodotto alto a nostro avviso ma poi svenduto presso altri canali, il che fa sì che le gestioni che abbiamo attive poi non riescono a mantenere quello che è il posizionamento prezzi di un prodotto di qualità. Diciamo anche che voi siete stati tra i primi qualche anno fa a credere nello strumento shop da marciapiede. Esattamente, noi abbiamo realizzato due negozi monomarca nel centro di Bologna, l'azienda è di Bologna, Osteria Grande, la torrefazione, poi abbiamo diversi depositi in giro per l'Italia, lavoriamo con un canale destinato e un'immagine destinata ai nostri negozi dove oltre al caffè, chiaramente siamo torrefattori, pubblicizziamo e commercializziamo prodotti di altissimo livello, quali foglia tea, foglia intera, piuttosto che cioccolate e tutti i derivati, con grande successo e con un'immagine molto 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 curata. Moreno, infine, voi avete diviso lo stand in due segmenti. Da una parte c'è quest'area dove si può discutere, conversare, stando al tavolo
con da quest'altra parte i prodotti monoporzionati, dall'altra parte invece c'è un bel banco bar, un angolo bar per quello che è il settore Horeca. Quanto è importante il SIGEP per Filicori Zecchini nel segmento Horeca? Allora, sicuramente SIGEP per Filicori Zecchini segmento Horeca è la fiera di riferimento sul panorama nazionale, perché comunque è una fiera storica. Noi giochiamo in casa perché comunque siamo di Bologna e la fiera è a Rimini, e sicuramente è un gran valore aggiunto, però è una fiera estremamente molto molto importante, perché fortunatamente ci riconfermiamo ogni anno con lo stand Filicori Zecchini, proprio appunto perché abbiamo la possibilità di agganciare nuovi clienti che vogliono affidarsi a un marchio storico con un prodotto qualitativamente a nostro avviso molto molto alto. Facciamo un riepilogo di quelle che sono le miscele dedicate alla distribuzione automatica e comunque al monoporzionato con i relativi sistemi di distribuzione. Quali sono? Certamente, noi come Filicori Zecchini Porzionato lavoriamo, come vi ho anticipato prima, con le stesse miscele che i ragazzi stanno servendo al bar. Quindi abbiamo 3 miscele e un decaffeinato. Tutte le miscele vengono e tostate singolarmente le origini, poi successivamente viene creata la miscela. Abbiamo 3 miscele come Gran Crema Delicato, Gran Crema Forte e Espresso Blend, stesso prodotto da bar messo in protezione e incapsulato. Per quello che riguarda la capsula FAP Espresso Point, panno carta da 44 e panno carta da 38. Inoltre il decaffeinato, quindi 3 miscele e un decaffeinato. Abbiamo portato le stesse miscele, quindi Delicato e Forte, anche sul prodotto da casa, quindi prodotto Nespresso compatibile in fustelline autoespositive proprio per il negozio o retail. Inoltre stiamo lavorando e abbiamo già messo in produzione con grande successo il prodotto dolce gusto compatibile. Diciamo che il nostro cavallo di battaglia, o comunque il prodotto che entra nelle gestioni o nella distribuzione automatica, è il prodotto filtro a perdere. Quindi prevalentemente lavoriamo con il filtro a perdere su 3 referenze a un decaffeinato, chiaramente commercializzando un prodotto freschissimo, perché cuociamo, tostiamo ogni mese e diamo al cliente sempre un prodotto all'apice di quello che è la sua freschezza. Grazie Moreno, sei stato davvero estremamente bravo a sintetizzare in pochissimi minuti storia del brand, quali sono le vostre skills, quali sono le miscele che presentate nella distribuzione automatica e nell'Horeca. Saluta gli amici di Vending TV e VendingNews.it che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 7 minuti. Grazie a te Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori di Vending News, grazie. Grazie, amici, voi non andate via, io ne approfitto per fare una sosta allo stand Filicori Zecchini, bere magari anche un buon caffè, un ottimo caffè direi, e continuare con altre novità presentate qui al SIGEP 2017. Non andate via!